Vigilia di Napoli-Inter, il big match di questo campionato che molto probabilmente vale lo scudetto 2021-2022. Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti dopo un'ora di voce di popolo. Gianluca Gifuni insieme a voi, Tony Mola in regia. Andremo avanti sino alle 14 in questa vigilia così piena di emozioni, così intensa, di Napoli-Inter, una partita che può decidere le sorti dello scudetto e certamente deciderà quali saranno gli obiettivi del Napoli in campionato, se lottare fino alla fine per il tricolore oppure accontentarsi tra virgolette di uno dei primi quattro posti in classifica e quindi della Champions League. Sono tanti i temi, dal ritorno di Koulibaly a Anguissa, Koulibaly che si è allenato questa mattina fino a poco fa o si sta addirittura ancora allenando con la squadra per la prima volta dopo essere tornato da campione con il Senegal dalla Coppa d'Africa, i dubbi di formazione, vedremo se Koulibaly e Anguissa giocheranno dal primo minuto, se soltanto uno dei due, più Koulibaly che Anguissa, a dire la verità, giocherà dal primo minuto. I raffronti tra le due squadre, andremo anche a Milano per capire qual è l'atmosfera in casa nerazzurra a poche ore dalla partenza dell'Inter che questo pomeriggio arriverà a Napoli e alloggerà al Corso Vittorio Emanuele all'Hotel Britannique per il ritiro prepartita. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Cominciamo subito la nostra carrellata di collegamenti con la firma storica della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano. Mimmo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Gianluca, ben trovato. Ben trovato caro Mimmo, insomma è una vigilia intensa, piena di passione, piena di emozioni, domani il Maradona sarà pieno per il 50% con oltre 27.000 spettatori sugli spalti, il clima sarà ovviamente favorevole al Napoli finalmente dopo tanto tempo perché lo stadio dovrebbe essere l'uomo in più domani. Sicuramente sarà l'uomo in più, ma io mi soffermerei proprio sull'emozione di queste vigilie che sono sempre particolari obiettivamente per i tifosi del Napoli, e ci hanno sempre abituati ad un'attesa, come dire, snervante, spasmodica, e anche la partita di domani ovviamente non sfugge a questa regola napoletana, anche se bisogna dirlo, io non credo che sia una partita decisiva, sicuramente no, perché poi mi pare che al termine del campionato mancheranno poi mi pare 13 giornate. Quindi sì, comunque ci sarà tanto ancora da giocare e da vedere, però sicuramente sarà indicativa di, come dicevi tu giustamente, sarà indicativa delle ambizioni, se si possono continuare ad avere o meno di questo Napoli e perché no anche dell'Inter, perché sai che significa per l'Inter se non dovesse vincere questa partita? È che praticamente si ritroverebbe scavalcato dal Napoli, d'accordo la partita in meno ma comunque da recuperare, probabilmente scavalcato dal Milan e quindi ritornerebbe in gioco tutto anche dal punto di vista mentale e psicologico, per cui questa è una partita importantissima e difficile per entrambi le squadre, e si arriva a questo scontro diretto che cosa fa? Sostiene un po' quella che è stata la mia idea di inizio stagione, no? Di questo confronto diretto tra Napoli e Inter fino in fondo. Io sono convinto che sarà così, si andrà avanti e se lo giocheranno Inter e Napoli, ora a prescindere dal risultato di domani. Senti Mimmo, Koulibaly ieri è tornato, pare abbia detto a Spalletti sono al top di condizione fisica e mentale, psicologica, e ovviamente è ritornato con la Coppa d'Africa vinta dal Senegal per la prima volta nella sua storia, e oggi è stato acclamato dai compagni, accolto con un'ovazione dallo spogliatoio prima dell'allenamento di oggi. Insomma è un Koulibaly che non sta nella pelle, che certamente sarà in condizione fisica e mentale, certamente, e quindi probabilmente si candida per una maglia da titolare per domani. Beh sicuramente, è chiaro che Koulibaly voglia giocare, d'altra parte è una sfida che ha un fascino talmente grande che per chiunque
è bello giocarla, parteciparvi, che sia sugli spalti ma soprattutto anche per i protagonisti in campo. Però obiettivamente Spalletti, io non so se abbia già deciso o meno, ma credo che dentro di sé abbia già fatto le scelte per la formazione. Di certo non è semplice dover scegliere, perché comunque dovrebbe mettere fuori Juan Jesus, che ha disputato finora un trend di partite di alto rendimento, e lo stesso Rachmani. Quindi credo che sarà un po' complicato fare questa scelta. Io credo che inizialmente giocheranno Rachmani e Juan Jesus, e poi magari Koulibaly, se è il caso, lo farà entrare nel corso della partita. Però credo che sarà molto difficile vedere in campo sia Koulibaly sia Anguissa. Credo che Spalletti darà fiducia a chi finora ha tenuto su questo Napoli. Al di là di queste scelte di formazione e di questi dubbi, no, che riguardano i due giocatori tornati dalla Coppa d'Africa, io ho un'idea, Mimmo, e la sottopongo a te. I due giocatori più tecnici del Napoli, le grandi fonti di gioco in fase offensiva, sono Insigne e Zielinski. Due calciatori dall'andamento altalenante negli ultimi tempi. Devo dire Insigne, diciamo così, un po' come possiamo dire, assopito, ecco, nell'ultimo mese praticamente. Zielinski invece una partita buona e due, diciamo così, appena sufficienti. Ecco, io dico che la partita del Napoli, il guizzo che il Napoli può avere domani contro l'Inter, passa per questi due giocatori. Se questi due giocatori domani si svegliano davvero e giocano secondo i loro standard migliori, allora il Napoli ha delle chance di poterla fare franca, altrimenti la vedo più complicata. Che ne pensi? Ma potrebbe anche darsi. Comunque stiamo parlando di due giocatori di qualità, di alta qualità, di cui dispone Spalletti, e tu sai bene che quando ti funziona la qualità sei a metà dell'opera. Io condivido con la tua analisi, cioè sono gli unici di qualità vera là davanti, ecco, che possono creare una differenza, essere fonti di gioco, fonti sul di piano azione della da gol. Qualità sì, sul piano della qualità sì, sono loro due nella linea offensiva che garantiscono la migliore qualità, questa è fuori discussione, e tutto sta a vedere però quelle che saranno poi non credo le motivazioni, ma quale sarà il loro stato sia fisico sia mentale, perché come dicevi tu Zielinski è un giocatore che va a fasi alterne, non ti riesce mai a garantire una continuità tale da potergli veramente attaccare addosso l'etichetta di campione e di non staccargliela più. E Insigne, lo sai come la penso io su Insigne, è un giocatore che sa che deve andare via, che finora non è che abbia reso chissà quanto, poi mi pare che per il sol fatto che questo giocatore debba andare via la critica è troppo buonista nei suoi confronti. Io non sono d'accordo su questo buonismo. Secondo me Insigne può dare tanto, ma tanto di più, e non lo sta dando. Ora il motivo non lo so, ma credo che, voglio pensare che sia di natura fisica, e ci possa essere un piccolo condizionamento psicologico, ma non andrei oltre. E auguriamoci, lui ha segnato 6 gol quest'anno, tutti su rigore, non segna su azione da maggio del 2021, quindi già da 9 mesi per intenderci. Auguriamoci che voglia e possa realizzare il primo gol su azione Insigne proprio domani contro l'Inter. Noi salutiamo e ringraziamo Mimmo Malfitano. Mimmo, ci sentiamo e ci vediamo stasera alle 21 in Fuori Gioco con Ciccio Graziani, Enrico Fedele, Enzo Montefusco, su TV Luna dalle 21, va bene? A stasera Gianluca, buon lavoro. A stasera, grazie a Mimmo Malfitano. Noi vogliamo in pubblicità, tra poco però ulteriori approfondimenti, andremo anche da chi l'Inter lo ha allenato in passato. Tra poco Marte Spotlight. Napoli Marte Spotlight.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti con Tony Mola in regia, i vostri messaggi al 339-666-9990. Armando scrive: buongiorno Gianluca, complimenti per la trasmissione. Volevo dire che ieri, ascoltando una televisione avversaria dove si parla delle squadre del Nord, c'era Moggi, il quale per la prima volta ha detto testuali parole: se il Napoli sabato batte l'Inter, vince lo scudetto. Tu cosa ne pensi? Io credo che il guizzo, diciamo così, che possa consentire al Napoli di lottare fino alla fine, anche da favorita per lo scudetto, sarebbe quello di battere domani l'Inter. Cioè, se il Napoli domani dovesse battere l'Inter, darebbe un segnale fortissimo, fortissimo al campionato, e si proporrebbe come favorita, o comunque favorita insieme all'Inter per lo scudetto in maniera definitiva, perché poi mancheranno 13 giornate alla fine. Ma battere l'Inter non è semplice, è una squadra solida, fisica, e ci vuole qualcosa in più. Il Napoli deve tirar fuori davvero energie insospettate e insospettabili, insomma deve giocare una partita perfetta. Adolfo Mollichelli, firma storica del Mattino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. E grazie per essere con noi. Dall'altro lato, un grande portiere del passato, adesso poi allenatore, adesso anche apprezzatissimo opinionista delle reti Sky e non solo, Nando Orsi. Nando, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio. Grazie per essere con noi. Dall'altro lato, Adolfo Mollichelli, che ciao, insomma, Adolfo, ha dipinto, ciao, il calcio con la sua penna per il Mattino per decenni, davvero, in maniera, e ha seguito anche la nazionale. A proposito di nazionale, Nando Orsi è stato vice del CT Mancini, di Roberto Mancini, all'Inter tra il 2004 e il 2006, quindi insomma conosce molto bene Mancini, che sarà domani sera al Maradona per vedere la partita. Verrà a visionare qualcuno oltre a Di Lorenzo, Insigne e Barella? Non so, c'è per esempio uno sguardo a Politano, uno sguardo a Di Marco, se giocherà, secondo te? Ma sicuramente Mancini, è uno che guarda la crescita di certi giocatori, che non siano soltanto delle giovani promesse, ma sono anche dei giocatori già affermati. Quindi siccome c'è una partita così importante, con due partite importanti, con Macedonia e se poi si passa col Portogallo, io quindi penso che Mancini si deve rendere conto anche delle risorse che ha all'interno della, di certe squadre, e quindi è informato su tutto, però delle volte vuole vedere di persona se ci sono delle crescite importanti anche di giocatori che forse nessuno potrebbe pensare possano essere convocati in nazionale. Adolfo Mollichelli, hai sentito il messaggio del nostro amico a proposito di Moggi, che una televisione lombarda ieri avrebbe detto se il Napoli sabato batte l'Inter vince lo scudetto. Insomma, il decennio delle illusioni per i napoletani è passato, insomma si arriva al concreto, secondo te? Beh, a me sembra tanto di scaramanzia, non è soltanto una nostra prerogativa, credo che anche al nord ci sia qualche nota scaramantica, ma comunque io ho scritto già diverse volte e sostengo che è la partita spartiacque questa di sabato, e chiaramente se il Napoli batte l'Inter restano loro due più il Milan, che però è un po' pazzerello, in lotta per il titolo fino alla fine. L'importante sarà battere l'Inter, cercando così di annullare eventuali tre punti che poi l'Inter farà nella partita di recupero con il Bologna, mi pare. Sì, a Bologna, a Bologna. Non credo che sia proibitiva questa partita per l'Inter. Nando Orsi, facciamo un po' di raffronti, ti do tre elementi: qualità, fisicità e gioco e tattica tra Napoli e Inter. Allora, in qualità chi vince? Beh, in qualità il Napoli c'ha una squadra quasi interamente di qualità, no? Se tu parti dal centrocampo in avanti, sicuramente sì. Lì dietro fisicamente l'Inter è sicuramente superiore. Sulla tattica, beh, Spalletti è uno che ci ha fatto vedere che tatticamente è un allenatore che ci sa fare, perché lui è un grande stratega. Cioè, lo abbiamo visto quando al Napoli mancavano un sacco di giocatori ed è riuscito ad arrivare a questa partita, che tra l'altro si è meritato il Napoli,
perché quando era al completo il Napoli aveva stracciato il campionato. Poi dopo sono cominciati i problemi e è ovvio che qualche risultato è venuto a mancare. In questo momento sono due squadre che hanno tutte e due l'organico al completo. Bisogna vedere un po' come Spalletti la vuole impostare, se per esempio vuole far giocare Anghissà per mettere centimetri e peso, oppure vuole far giocare Lobotka perché vuole più geometria. Sai che c'è l'interpretazione dell'allenatore è molto più importante di quello che possiamo dire noi. Certo. E quindi è ovvio che cosa è meglio, non lo so cosa è meglio. Però forse Anghissà potrebbe giocare al posto di Fabian volendo, lasciando Lobotka lì, perché io non so se Lobotka si può estromettere. Fabian c'ha una qualità che è sicuramente difficile anche da imitare, no? Con qualche giocatore, cioè Fabian ti dà tiro da lontano, ti dà forza fisica, ti dà passaggio lungo, breve e lungo e breve, ti fa i cambi gioco, insomma giocatore che secondo me in questa squadra è indispensabile. Ora Lobotka sta andando benissimo, però io non mi aspetto un Fabian fuori, io mi aspetto più un'alternanza fra Lobotka e Anghissà. Per il resto io penso che la squadra sia quella, con Politano da una parte, Insigne dall'altra, Osimhen, i quattro difensori e Fabian con o Lobotka o Anghissà con Zielinski più avanti. E voglio capire da invece Adolfo Mollichelli se nei quattro difensori di cui parlava Nando Orsi ci sarà Koulibaly o meno. Ma per forza, e come si e fa? Come fai a non esserci? Come si fa a lasciare fuori il facciamo la partita più importante del campionato, Koulibaly ha fatto tutto per farlo rientrare, poi avrà appunto un entusiasmo incredibile, cioè insomma certamente Koulibaly già con la sua presenza insomma nulla parecchi handicap con la sua fisicità, la sua esperienza. Non dimentichiamo che Koulibaly è anche un gran colpitore di testa nell'area avversaria, e questa è la cosa che io più temo dell'Inter, è proprio il gioco aereo nel quale sono tutti bravi, compresi i centrali difensivi che quando avanzano, tipo Skriniar, che sui calci d'angolo diventa veramente un pericolo costante. Comunque come qualità secondo me siamo alla pari e bisognerà, io concordo con quello che dice Nando Orsi, che il solo allenatore vede certe cose perché c'ha tutti gli uomini a disposizione durante la settimana, però è importante limitare alcuni giocatori dell'Inter per quanto sia possibile. Troppo facile citare Brozovic e Barella, che sono praticamente, Brozovic è il regista totale, giocherà non so quanti palloni a partita, non ne perde mai uno, e Barella con quelle sue incursioni al tiro, ecco, bisognerà schermarlo un poco. Ecco, io dall'allenatore Nando Orsi, prima di salutarlo, abbiamo fatto congetture legate alla formazione. L'Inter, non credo nell'Inter ci siano dubbi, insomma, soltanto in difesa uno dei tre, con Bastoni che è infortunato, potrebbe giocare D'Ambrosio o Di Marco in uno dei tre, più D'Ambrosio che Di Marco, accanto a De Vrij e Skriniar. Però quello che davvero fa paura dell'Inter, visto negli ultimi tempi, sono le corsie laterali, cioè a destra Dumfries con Barella che gli dà una mano e spesso si sovrappone o comunque entra dentro, dall'altro lato Perisic con Çalhanoğlu o con Lautaro Martinez che molte volte gli va a dare una mano. Ecco, ritieni che il Napoli possa soffrire da quella parte, soprattutto nella sua sinistra dove c'è Mario Rui? Ma sai, molto, molto dipende da Politano Insigne che tipo di lavoro faranno, se faranno un lavoro di grande sacrificio. E questo è ovvio, che tu non puoi mandarli nell'uno contro uno. E quindi sai, è una partita molto tattica. Questi sono due allenatori, sia Spalletti che Inzaghi, che la partita la studiano con largo anticipo e la studiano a livello tattico in maniera maniacale. Quindi si dovrà chiedere sicuramente a Insigne o a Politano di essere bravi anche nella fase difensiva, no? Di ripiego, quando il Napoli perde la palla a centrocampo e l'Inter cercherà con i cambi gioco di andare a prendere i due quinti
e poi in più Mario Rui da una parte, Di Lorenzo dall'altra, dovranno anche essere bravi a leggere preventivamente, no? A non stare troppo stretti con i difensori. Sì, può esserci, ma può essere anche che sia Di Lorenzo che Mario Rui con la loro corsa costringano sia Dumfries che Perisic a rimanere un po' più bassi o a offendere meno, quindi bisognerà vedere come sarà impostata la partita. È comunque vero che la forza dell'Inter è sicuramente sulle fasce laterali, ma anche il movimento di Dzeko, che è un giocatore che praticamente è un attaccante ma un regista offensivo. Lui, venendo dietro, lascia alle spalle spazi dove si possono inserire sia Barella sia Çalhanoğlu. Cioè, quindi una bella partita a scacchi tra due allenatori che, ripeto, preparano la partita molto bene, quindi vediamo come andrà a finire. Io mi aspetto una gran bella partita, devo dire la verità. E allora noi salutiamo e ringraziamo Nando Orsi per essere stato con noi. Grazie Nando, ciao. Buon fine settimana e buon lavoro. Ciao. Grazie. Da Adolfo Mollichelli, caro Adolfo, ti chiedo, questo amico scrive: se veramente il Napoli riuscisse a vincere lo scudetto a Napoli, ci sarebbe una festa di popolo che durerebbe settimane, considerata anche la voglia di festeggiare la fine della pandemia, che però insomma non possiamo considerare terminata, caro Dino 81 che ci scrivi, anzi, molta attenzione, cautela ed equilibrio, insomma, va bene le aperture ma sempre con grande equilibrio. Questa è un'aggiunta che faccio, però voglio chiedere a Adolfo Mollichelli, che ha scritto e ha vissuto in prima persona i grandi trionfi a Napoli del passato, che cosa potrebbe significare una vittoria adesso? Beh, potrebbe significare riallacciarsi a quel passato glorioso con una gran bella squadra, non avendo più però il dio del pallone, e quindi sarebbe credo ancora più, se possibile, ancora più bello questo. Io sono un poco riluttante a pronunciare quella parola. Sei scaramantico. Però ci credo, e quindi sarebbe ancora più bello. Cioè, logicamente, mi auguro che non si facciano 10 giorni di baraonde per strada, perché quel maledetto coronavirus non è che poi è scomparso, ecco. Lancio per quanto è possibile, dall'alto dei miei anni, che mi hanno dato più saggezza di quanto ne avevo 20 o 30, di non esagerare eventualmente che. Senti, ma Adolfo, Vincenzo ci chiede: quale grande Napoli-Inter del passato possiamo paragonare alla partita di domani? Te ne ricordi uno? Io ieri ho ricordato, visto che l'altro giorno era il giorno della nascita, il compleanno di Carmelo Imbriani, e il 15 febbraio sarà la ricorrenza della scomparsa di Carmelo Imbriani, che segnò un gol nel 95-96 nel Napoli di Boscov, che vinse 2-1 contro l'Inter al San Paolo. Segnarono proprio Imbriani, pareggio dell'Inter e il gol di Buso per il definitivo 2-1 per il Napoli. Però ci sarà un Napoli-Inter che ti è rimasto nel cuore? Ma guarda, Napoli-Inter mi è quasi sempre scivolata sulla pelle, non so perché, forse perché nel periodo d'oro non era la... Più la Juve e il Milan, insomma, ti sono rimasti dentro. Esatto, più è vero. Juve, cioè, è Napoli-Inter vero. Ricordo così, vagamente, a volte dei non dico torti, ma insomma un po' di fortunaccia da parte dell'Inter, compresa la partita dell'andata, perché non mi venite a dire che quel 3-2 era meritato, non era meritato, il Napoli avrebbe meritato di vincere, cioè di pareggiare almeno. Cioè, non ti aspetti mai che Mertens, dopo quel gol meraviglioso, sbagli il 3-3, insomma, cioè, no, non voglio dire sbagli, non metta in porta il pallone del 3-3, e sarebbe già stato allora un campionato diverso. Grazie ad Adolfo Mollichelli, grazie, firma storica del mattino, per essere stato con noi. Ciao Adolfo, buona giornata. È arrivato Soriani, è arrivato Soriani col suo Soriani Beach Tour. Ci avviciniamo alla primavera, da maggio sulle spiagge di Varcaturo Licola, di tutta la Campania si ballerà con la musica di Gigi Soriani. Adesso ci fermiamo, tra poco altre sorprese, andremo anche a Milano per capire come sta l'Inter. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Rieco.
Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni insieme a voi per Marte Sport Live, voce ai protagonisti con Gigi Soriani in regia. Questo amico scrive: ragazzi buongiorno, da tifoso napoletano attenti alla Juve che ora si trova a meno 8 dall'Inter e a meno 7 dal Napoli. Effettivamente bisogna stare attenti, ma il Napoli dovrebbe frenare tantissimo per guardare alla Juve, quindi in quel caso poi si farebbero altri discorsi. Il guizzo vincente domani lo fa Lorenzo Insigne alla faccia di chi ne parla sempre male, ci scrive quest'altro amico. Oggi è venerdì, come ogni venerdì da anni e anni ci sarebbe stato con noi Gianni Di Marzio con la sua rubrica I Trappolari, la mezz'ora insieme a noi, insieme a voi al telefono. Noi non smetteremo mai di ricordarlo, Gianni Di Marzio è sempre con noi, e sentite che cosa aveva detto ultimamente prima della sua scomparsa, qualche mese prima della sua scomparsa, un mesetto e mezzo prima del Napoli e della possibile lotta a scudetto con l'Inter. Sentite. I Trappolari, il filo diretto con Gianni Di Marzio. Ma questo in effetti ho avuto la conferma di quando sono settimane che vado sostanzialmente sottolineando che il Napoli al completo è una squadra che può dare fastidio all'Inter, sicuramente è pure in discussione. Ma quante volte, ma quando quando domanda questo amico, quante volte lo vuoi dire? Ma quante volte lo devo dire? Ma registrate le telefonate, ma non ho capito, ma com'è possibile? Poi mi registro io, mi autorizzate a registrare quello che dico? E cavolo, ho detto, il Napoli, superare queste prossime due partite, quando rientrano gli africani, tornano il Napoli dell'inizio del campionato. Tornerà il Napoli dell'inizio del campionato. L'auspicio, l'augurio di Gianni Di Marzio, anche la previsione, come sempre indovinata, che il Napoli sarebbe tornato sui valori dell'inizio campionato. C'è già stata questa situazione, perché il Napoli viene da le ultime per 5 partite, un pareggio con la Juve in trasferta e 4 vittorie consecutive. E allora Gianni Di Marzio, la sua memoria sarà celebrata nel 30°, una messa per Gianni Di Marzio il 22 febbraio, quindi martedì 22 febbraio alle ore 18 alla chiesa di San Giuseppe alla riviera di Chiaia, nella zona della torretta dove Gianni Di Marzio è nato. Alle 18 ci sarà questa messa celebrata dal responsabile dello sport della Curia di Napoli, Don Rosario Accardo, quindi noi saremo tutti lì e ovviamente aspettiamo lì tutti coloro i quali hanno a cuore, avevano a cuore Gianni Di Marzio, per un ricordo a Napoli, proprio perché le esequie si sono svolte a Padova e quindi non tutti hanno potuto parteciparvi. Un bacio a Gianni Di Marzio lassù e accogliamo in diretta con il suo Peppe all'arrabbiata, Peppe Iannicelli. Peppe, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Gianluca, e permettimi una cosa prima di cominciare, di salutare il popolo della notte, perché a Dio piacendo stasera riaprono le discoteche con qualche limite, ovviamente con molta prudenza, ma finalmente riparte anche l'industria del divertimento notturno che dà lavoro a tante persone, e a loro va il mio affettuosissimo pensiero. Io in verità, come potete capire, ho un'idea diversa del divertimento serale, per me corrisponde ad una tavola ben imbandita, però capisco anche che c'è chi ama ballare. Tu balli sui piatti, sui calici di vino. Esattamente, però ecco, davvero un abbraccio a tutti quelli che amano questo divertimento, ripeto, con prudenza, sempre con attenzione, con rispetto di tutte le norme, divertiamoci e riprendiamoci la vita. È decisiva Napoli-Inter per lo scudetto, caro Peppe? È lotta scudetto, è match scudetto. Io credo che la scaramanzia appartenga, voglio dire, agli sportivi, poi in salsa napoletana ancora di più. Però onestamente, se non è questo un match scudetto, ditemi voi qual è. Anzi, io credo che questa giornata possa proprio terremotare il vertice della classifica, nel senso che una vittoria contemporanea di Napoli e Juventus farebbe diventare la corsa scudetto la corsa di un gruppo, di un gruppone importante che viaggia verso il tricolore, perché io sono convinto che anche i bianconeri abbiano delle chance per rientrare nel discorso tricolore. Peppe, ti fermo perché dall'altro lato abbiamo un interista doc, il senatore della Repubblica Ignazio La Russa. La Russa, buon pomeriggio. Ciao caro, grazie. Buon pomeriggio. Mi prendi in mezzo a casini vari, comunque. Il Napoli due minuti si trovano sempre. Le chiedo subito, innanzitutto, insomma, lei come sta aspettando questa partita? È decisiva per lo scudetto, secondo lei? Guarda, sono in movimento, devo andare in Veneto. Domani torno alle 5 con un treno. Prendo la macchina di corsa e vado a casa a vedermi la partita.
Come l'aspetto? L'aspetto con un po' di ansia, perché Napoli è molto forte, ma io vorrei che vincesse l'Inter, lo devo compensare. Che ci vuoi fare? È normale che voglio che si ingalleggia. Ma a Milano però sentono più il fiato sul collo del Milan o del Napoli a questo punto? A Milano dispiace di più avere il fiato del Milan, ma siamo fiduciosi di farli fuori. Mentre col Napoli non ci giurerei, perché il Napoli all'inizio del campionato io lo davo come il più forte di tutti. Senta onorevole, visto che non ha tempo, lei è impegnato, insomma il governo è impegnato, ma voi siete coinvolti con le riforme del CSM e della giustizia, con i fondi per i rincari delle bollette, con le aperture per il Covid. Abbiamo parlato dell'apertura delle discoteche, oggi anche mascherine all'aperto, si va avanti sulle aperture anche con gli stadi? Ma tu sai che la posizione di Fratelli d'Italia, di cui io sono senatore, è non da ora, io in epoca immemorabile ho detto al ministro della sanità che era una follia considerare un posto all'aperto come lo stadio come necessario luogo dove prendere accorgimenti esagerati. Figurarsi, lo dicevo allora, figurarsi ora che è finita la elezione del Presidente della Repubblica, non c'è più bisogno di fare allarmismo, non so se te ne sei accorto, dall'indomani dell'elezione del Presidente della Repubblica, quando è sicuro che non ci saranno elezioni anticipate, si comincia a parlare di normalità. Evidentemente prima l'allarme giustificato veniva trasformato in allarmismo ingiustificato. Io spero che prestissimo si torni al 100% negli stadi. Comunque, senatore, la saluto così. Insomma, il Napoli, se vincesse lo scudetto, lei lo sa che qui si festeggerebbe per un mese, così ci scrivono i nostri amici da casa. Io ricordo che quando vinse il Napoli apparve uno striscione bellissimo vicino al cimitero con scritto: non sapete quello che vi siete persi. I napoletani sono grandiosi. Un abbraccio forte. Grazie, ciao. Buon lavoro al senatore, ciao, della Repubblica, ciao. Ignazio La Russa. Torniamo da Peppe Iannicelli. Peppe, scusaci, avevamo questa digressione ed era flash, come hai potuto notare. Altro, poi a quello striscione subentrò un altro che diceva: e chi me l'ha detto? Cioè, ancora qualcuno molto spiritosamente andò ad aggiungere questa cosa. Ma io credo, ripeto, che sarà una gran bella partita. Intanto mi aspetto una gran bella partita al Diego Armando Maradona, perché sono due squadre che fanno anche della voglia di imporsi ai rivali una delle loro caratteristiche, e poi avremo tanti protagonisti in campo, a partire da Koulibaly. Io credo che il comandante sarà in campo senza se e senza ma, perché oggi ha fatto tutta la sessione di allenamento, immagino l'avrete già detto nel corso del notiziario, e credo che faccia benissimo mister Spalletti a schierarlo, perché carico com'è della vittoria in Coppa d'Africa può dare un contributo decisivo alla vittoria del Napoli. Senti Peppe, prima di salutarti non possiamo non ricordare l'appuntamento di domani a qualche ora dalla partita, dalle 12 alle 14 con Radio Marte Sport Show con Peppe Iannicelli, dove ovviamente entrerai nel clima partita. Poi noi dalle 17 saremo in onda dallo stadio Maradona per una grande serata, un grande pomeriggio e sera del sabato, tutto dedicato al prepartita, al match con gli aggiornamenti, al dopopartita, tutto dedicato a Napoli-Inter, quindi giornata domani piena. Avremo le ultimissime sulla partita, tanto da Castelvolturno quanto dal ritiro dell'Inter, quindi tutti gli aggiornamenti, ragioneremo sulle possibili formazioni con tanti ospiti, esperti e commentatori, e poi ovviamente, siccome siamo anche alla vigilia di San Valentino, tanto la parte gastronomica che quella turistica saranno dedicate alla festa degli innamorati, quindi vi aspetto domani dalle 12 alle 14 in Radio Marche Sport Show. E sarebbe bello se domani Lorenzo Insigne dedicasse un bel bacio perugina all'Inter, ecco, e non aggiungo altro. Ciao caro Peppe. Te lo dici Lorenzo? Lorenzo al primo gol su Azione della stagione, ma se deve pure arrivare per la legge dei grandi numeri. Niente di meno, non ha ancora segnato su Azione. No, Lorenzo. 6 gol sul rigore. Ma cosa mi dici mai? Prima o poi deve arrivare, no? Prima o poi sarebbe una bella, anche una bella punizione tipo quella lì scaraventata contro Klopp, ricorderete quella famosissima partita di Champions League alla vigilia di San Gennaro, mica sarebbe male, insomma. Assolutamente no. E allora grande Peppe Iannicelli, domani dalle 12 alle 14 come ogni sabato su Radio Marte. Ciao Peppe, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a Peppe Iannicelli. Noi vogliamo in pubblicità, tra poco le ultimissime da Castelvolturno e collegamento con Milano, a tra poco. Marte Spotlight.
Arte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti. Voliamo a Milano dal direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani. Fabio, buon pomeriggio, direttore. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie, ciao. Per essere con noi, sappiamo che è a pranzo e quindi le rubiamo solo due minuti. Dall'altro lato c'è anche il collega Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, che salutiamo. Pasquale, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Ravezzani, ci scrivono un po' di persone, pare che Luciano Moggi nei giorni scorsi abbia detto: se il Napoli dovesse vincere con l'Inter sabato, vincerà lo scudetto. Io non so se l'ha detto a Tele Lombardia oppure no, però voglio capire se lei è d'accordo. No, nel senso che la strada è ancora lunga. Certamente due sconfitte consecutive per l'Inter psicologicamente potrebbero essere pesanti, questo sì. Io penso però che l'Inter, come ha fatto vedere anche nella partita di Coppa Italia con la Roma, sia comunque una squadra che ha dei fondamentali talmente solidi che mi sembra improbabile che perda lo scudetto. Detto questo, se il Napoli arriva secondo o terzo ha fatto già tantissimo, non vorrei caricare il Napoli di attese eccessive. Poi nel calcio ci sta tutto, per carità, però sono ancora abbastanza convinto che ce la farà l'Inter. Tele Lombardia ovviamente segue da vicinissimo sia l'Inter che il Milan. Voglio capire se oggi in casa nerazzurra si sente più il fiato sul collo del Milan o quello del Napoli. Direi del Milan, ma per ragioni ovvie, no? Perché è la squadra della città, perché ha vinto il derby e l'ha vinto in maniera un po' rocambolesca, perché diciamocela tutta, se il derby finiva 3-2 per l'Inter nessuno si sarebbe scandalizzato. Quindi insomma i milanisti hanno rialzato la testa, i napoletani ovviamente patiscono, gli interisti un pochino patiscono questo, mentre i napoletani vengono vissuti in maniera in questo momento meno angosciata. Certo che hanno ragione i nostri amici, se Napoli e può farlo, batte l'Inter, perché è una partita secca, ci può fare di tutto, allora si accredita forse proprio Napoli come primavera grande rivale. Dipende anche da come batte l'Inter, perché Milan ha battuto l'Inter in maniera un po' rocambolesca, diciamo la verità. Cioè ci vorrebbe una prestazione e un risultato convincente, insomma, per dare il segnale forte di esserci per lo scudetto, ecco, da parte del Napoli. Questo. Sai qual è la vera differenza? Che in certi momenti come questi, secondo me, la differenza la fanno i grandi attaccanti. Allora se Osimhen va in temperatura, per così dire, no? Cioè se lui va in forma, vista la difficoltà di Lautaro e di Dzeko, allora un grande attaccante può trascinare la squadra a fare un risultato inaspettato. Io credo che molto dipenderà in questa volata proprio dallo stato di forma di Osimhen e anche da quello di Lautaro, che finora è stato un po' approssimativo. Senta, prima di salutarla le chiedo un dettaglio sulla formazione dell'Inter, che mi sembra chiara, ma manca il tassello Bastoni, che non c'è perché è squalificato e anche infortunato. Giocherà D'Ambrosio con Skriniar e De Vrij? Finora ha sempre fatto giocare D'Ambrosio e quindi io credo che sarà così, anche perché le altre alternative non sono molto convincenti, quindi dovrebbe giocare D'Ambrosio. Ti ripeto, considera che comunque con D'Ambrosio la difesa si è sempre calata abbastanza egregiamente. Il vero problema dell'Inter secondo me sarà in attacco, cioè se Dzeko riuscirà a fare un'altra prestazione importante, perché comunque ha l'età che ha giocato molto bene contro la Roma, e soprattutto se Lautaro si riprende. Vedo l'attacco dell'Inter in questo momento un po' in difficoltà, ecco perché ti dico che se Osimhen fa una grande partita Napoli può battere l'Inter. Grazie a Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, buon lavoro. Ora, buona giornata. Ciao. Grazie. Vogliamo a Castelvolturno perché tra un'ora e cinque minuti parlerà Spalletti, conferenza stampa prepartita. L'Inter stasera in ritiro a Corso Vittorio Emanuele al Britannic, il Napoli a Palazzo Caracciolo. Pasquale Tina, buon pomeriggio, eccoci qui. Quali sono le novità? Allenamento della mattina con Koulibaly. Il Napoli si è già allenato, Koulibaly ha svolto tutto l'allenamento con i compagni. Aspettiamo che ne parli Spalletti tra un'ora. La sensazione è che lui possa giocare, possa essere la novità di formazione in vista della partita con l'Inter al posto di Juan Jesus, mentre Anguissa dovrebbe cominciare in panchina, quindi con la conferma della coppia Fabian Lobotka. Ah, perfetto, Fabian Lobotka con Politano Zielinski Insigne alle spalle di Osimhen, sì. Quindi non molte novità da questo punto di vista. È chiaro che Spalletti dirà qualcosa in più tra un'ora quando parlerà a Castelvolturno. Abbiamo già detto che Onas sarà convocato perché si è allenato regolarmente in settimana, mentre per Lozano bisogna fare ulteriori verifiche, no? Dopo la lussazione alla spalla. Insomma, che si completi l'iter, magari vediamo se ne parla anche Spalletti. L'idea dell'obiettivo del Napoli è quello di scongiurare l'intervento chirurgico con una terapia conservativa, e ovviamente anche, come dire, l'obiettivo della speranza e l'auspicio del giocatore, perché chiaramente significherebbe rimanere fuori un mese con un'operazione, la stagione è fortemente compromessa, però ovviamente Lozano domani sera non ci sarà.
Perfetto Pasquale, allora noi ci risentiamo ovviamente stasera per ulteriori notizie, anche dopo la conferenza stampa di Spalletti che darà qualche indicazione in più. Grazie Pasquale, ciao, per essere stato con noi. Buon pomeriggio, ci scrive Gilda, auguri al mitico Cristian Maggio che oggi compie 40 anni e Caglion invece ne fa 35 e domani sarà il compleanno di Giuntoli che compirà 50 anni, ma Gilda è una sorta di, come possiamo definirlo, almanacco dei compleanni, ecco, almanacco del giorno dopo anche. Allora, Vincenzo vorrebbe Gianluca Di Marzio, che sarà con noi certamente qualche volta, e poi Gianni Di Marzio sempre con noi, ci scrivono amici, è sempre un piacere sentire Gianni Di Marzio, mandatelo sempre in mantenetelo sempre in vita, ciao da Oreste, e questo è quello che stiamo facendo, che bello ascoltare la voce del grande Gianni Di Marzio, sono tanti quelli che ci scrivono. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qua. Ciao Gianluca, sono Giulio da Casalnuovo. Ciao Gio. Il Napoli Inter più emozionante che c'è stato era il primo anno di Sarri. Noi con la vittoria scavalcavamo l'Inter, 2-1 per noi, con grandissima parata di Reina al 93esimo. Ciao a tutti e forza Napoli. Se non ero aiutato dal palo in quella parata, il Napoli vinse 2-1, era il 30 novembre del 2015, primo anno di Sarri, ci fu una splendida doppietta di Higuain, un 1-2 al secondo e al 62esimo che tagliarono le gambe all'Inter che riuscì ad accorciare le distanze con gli Aic, ma non a pareggiare, il Napoli vinse 2-1, gran bella partita. Buongiorno Gianluca, il Napoli basta che non perda, va bene anche un pareggio tipo 1-1, e ancora caro Gianluca, buongiorno, basta cori discriminatori nei confronti dei napoletani, nessuno sembra indignarsi per questa vergogna, Roberto da Casoria, no come no, ci si indigna e come, e ancora, è così indispensabile Zielinski, io metterei Anghissà al suo posto con Ruiz più avanzato, che ne pensate? Zielinski insieme a Insigne, lo ripeto, è il giocatore più tecnico del Napoli, è la fonte di gioco in fase offensiva, senza la quale la fase offensiva diventa macchinosa e soprattutto è comunque meno efficace, per cui non solo Zielinski e Insigne devono essere in campo, ma dovrebbero giocare belle partite, una buona partita tutti e due, essere quindi in condizione, in forma e ispirati per consentire al Napoli di fare quel passo avanti indispensabile per poter tenere testa all'Inter e magari batterlo. Questa è la verità. E poi ancora messaggi. Obiettivo scudetto per centrare la Champions, ci scrive Carlo che tiene i piedi per terra. Gianluca, bisogna stare attenti alla Juve, spero che quest'anno la vittima sacrificale sia l'Atalanta, ma occhi aperti. Dopo la vittoria di Venezia avevo sentito dire che si sarebbe affrontato questo prepartita con l'Inter, sensibili aspettative dei tifosi, completamente, quali aspettative abbiamo creato? Siamo collegati con Ignazio La Russa, interista, con Fabio Ravezzani che è un è il direttore di Tele Lombardia Inter, mi sembra che abbiamo dato anzi un panorama piuttosto equilibrato, ampio e corretto per attendere la partita di domani senza creare nessun tipo di aspettativa, solo citando la dichiarazione di Moggi che non è neanche una cosa partita da noi, bensì da un messaggio di uno dei nostri ascoltatori. Questa è la realtà, ma il nostro amico qui con gli occhiali che non si firma neppure, a Luigi Rainone si chiama, evidentemente ci segue per far polemica o comunque deve sempre pizzicare con i suoi messaggi. Noi accettiamo il pizzico, ma ne diamo due. Caro Luigi, buon pomeriggio anche a te, siamo in chiusura. Grazie a Gigi Soriano e Tony Molai in regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, da Gianluca Gifuni è tutto, l'appuntamento con lo sport per questa sera tra le 19 e le 20 per ulteriori notizie da Castelvolturno, dal ritiro del Napoli dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti che si terrà alle 15 a Castelvolturno, e poi domani una grande giornata a partire da mezzogiorno sino alle 20:30, alle 21 dedicata a Napoli-Inter con l'attesa per la partita, il prepartita, il match e poi il dopo gara. È tutto per il momento, adesso arriva la musica di ieri contro la musica di oggi con Rosanna Iannacone e Davide Scafa. Io sono sempre per la musica di ieri e con questo chiudiamo. Buon pomeriggio a tutti.